fine del secolo XIV, Pistoia e la fazione Guelfa Bianca si trovò a dover combattere su due fronti contro Firenze e Lucca, schierate con la fazione Guelfa Nera. Dopo una serie di assalti e tentativi di conquistare il territorio pistoiese, nel giugno 1302 le truppe fiorentine e lucchesi si ritirarono e spostarono le proprie schiere ponendo l'assedio al castello di Seravalle, cardine della difesa pistoiese. Dal mese di giugno dell'anno domini 1302 il borgo fortificato di Seravalle fu assediato per più di 80 giorni dai militi fiorentini e lucchesi, quest'ultimi capitanati dal marchese Moroello III Malaspina, indicato in seguito da Dante nel suo Inferno come Vapor di Valmagra. Moroello fece attrezzare un campo sulla collina dell'Ospedaletto, fece sistemare gran parte del proprio esercito sul colle della Castellina e circondò il castello di Seravalle con uno steccato e cavalli di Frisia per impedire alle gente e ai soldati all'interno di fuggire, rifocillarsi e chiedere aiuto. Per più di 60 giorni tenne sotto scacco il castello, bombardandolo giorno e notte con l'ausilio di mangani e trabucchi. Le schiere fiorentine, nel frattempo, occuparono la strada a valle in località Masotti, sull'attuale provinciale Pistoia-Montecatini.